Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro inconsueto appuntamento infrasettimanale. 5 giorni fa, esattamente in data 10 settembre, la FFG ha finalmente rotto il silenzio sul futuro del gioco, fornendo notizie più dettagliate e chiare sul motivo di questo prolungato periodo in relazione alla mancanza di news. Ho volutamente aspettato più giorni per poterne parlare, dato che informazioni come quelle che la casa madre ha rilasciato scatenano quasi sempre emozioni contrastanti. Dico quasi perché in quelle poche volte che invece non si ha un riscontro, né negativo né positivo, il totale disinteresse nel voler intavolare argomenti, ilazioni o discorsi che rasentano il complottismo evidenzia la mancanza di community ed automaticamente la morte del progetto. Cose che, invece, con Keyforge non sono assolutamente successe. Dopo l'ufficialità della FFG, infatti, un terremoto di informazioni si sono scatenate sul web, portando il nostro gioco di mazzi unici al mondo ad essere preso in considerazione come mai lo è stato negli ultimi tempi. Ma di cosa si è parlato nella notizia rilasciata dalla casa produttrice di Roseville, Louisiana, Stati Uniti? Scopriamolo assieme prendendo in esame la notizia stessa. Andiamo a dargli un'occhiata. Il comunicato, che potrete trovare attraverso il link che vi lascerò in descrizione, riporta testuali parole. Ciao, fan di Keyforge! L'ultimo anno e mezzo è stato duro. La pandemia non è stata gentile con il nostro amato gioco e, sebbene siamo stati in grado di darvi diversi contenuti stampabili ed usufruibili, non c'è dubbio che ci sia stata una lunga attesa tra le varie notizie che trattano l'annuncio di novità. Sfortunatamente, a causa sia della pandemia che di una complicazione interna alla nostra società, ne parleremo a breve, non siamo stati in grado di fornire a Keyforge la quantità di contenuti che meritava e merita tuttora. E, purtroppo, non saremo in grado di farlo ancora per diverso tempo. Keyforge è un gioco che ci sta molto a cuore, quindi per dargli la giusta possibilità di poter tornare a brillare nuovamente, abbiamo deciso di mettere il gioco, per il momento, in pausa, con l'intenzione di rilanciarlo al meglio in una data prossima. Alcuni di voi potrebbero chiedersi il motivo del mancato rilancio a stretto giro, e a questa domanda la nostra risposta è che semplicemente in questo periodo storico non si ha la possibilità di creare nuovi unici. Infatti, la complicazione di cui sopra se ne è fatta menzione riguarda l'algoritmo che genera i mazzi per Keyforge, che attualmente risulta guasto e necessita di attenzioni per poterlo ricostruire praticamente da zero. Ciò non costituirà un processo rapido. Per questo motivo abbiamo deciso di mettere momentaneamente il gioco in pausa. Vorremmo essere latori di notizie migliori, ma il fatto è che non abbiamo propriamente la possibilità di creare nuovi deck e in tutto ciò la pandemia non ha colpe. Vi chiediamo gentilmente di avere pazienza mentre lavoriamo per aggiustare l'esclusivo motore che crea gli unici e inoltre vi suggeriamo di tenervi forte per il prossimo rilancio del gioco. Ebbene sì! L'annuncio parte in primis comunicando il fatto che l'algoritmo è momentaneamente fuori uso e che quindi non sarà possibile nel breve termine stampare nuovi mazzi. A tal proposito, diversi forgiatori mi hanno chiesto: Arconte, sei preoccupato per la salute di Keyforge dopo questa notizia? No, assolutamente.
Personalmente non la trovo una brutta notizia, come spesso si è detto nei vari forum, sulle pagine Facebook, i canali Telegram e WhatsApp e su diversi siti web che si possono trovare nell'etere. La mia opinione dista molto da quella di chi crede che questa news decreti il decesso definitivo del nostro gioco di mazzi unici al mondo. Tutt'altro. Alcuni di voi sanno che, oltre a forgiare, Pokémon mi ha accompagnato nelle varie esperienze che ho accumulato da decenni a questa parte per quanto riguarda il Trading Card Games. Proprio del TCG della Konami volevo parlare, creando un'analogia. Nel 2005-2006, ci credereste mai che il mondo dei mostriciattoli, che ora rappresenta il fenomeno pop tra i più popolari e famosi al mondo, non li voleva nessuno? Mi ricordo ancora che le bustine, se le si acquistava in edicola, venivano vendute a prezzi che neanche lontanamente si avvicinano ai prezzi di oggi. Per fare un esempio, con 6 euro, valore attuale dell'ultima espansione Evoluzioni Eteree, si riuscivano ad acquistare all'incirca 3 bustine di un qualsiasi set X. E solo andando avanti e sviluppando nuovi contenuti alla portata di ogni allenatore che alla fine si è arrivati ad avere il fenomeno attuale che tutti conoscono. Dove voglio arrivare? Proseguiamo con la lettura dell'annuncio. Detto questo, per mostrarvi che diciamo sul serio per quanto riguarda il ritorno al più presto di Keyforge, vorremmo farvi dare una rapida occhiata al sesto set del gioco. Winds of Exchange, tradotto approssimativamente in italiano con Venti di scambio. Questo set aggiungerà un sacco di contenuti in più al gioco, e la notizia migliore è che esso è già pronto e completamente sviluppato. In effetti, se l'algoritmo non si fosse guastato, l'espansione si troverebbe già sulla strada per arrivare nei negozi in questo autunno. Questo starà comunque a significare che, appena rilanceremo Keyforge, Venti di scambio sarà pronta ad essere in vendita sugli scaffali dei vostri negozi di fiducia. Qui ci sono le tanto attese notizie che ogni forgiatore aspettava. Infatti, con la prossima espansione, gli Eterni 3, rappresentati da Logos, Ombre e Selvaggi, lasceranno il posto ad una casa che, almeno dal logo, sembrerebbe essere una tribù di insettoidi. Forse, finalmente, vedremo gli Krxix appartenere ad una fazione ben specifica e non innestati tra le fila della Federazione Stellare. Al ritorno dei Brobnar, e finalmente al tanto atteso ritorno dei marziani. Infatti non vedo l'ora di reperire questo set per poterli utilizzare nuovamente in partita e scoprire cosa hanno escogitato in tutto questo tempo che sono stati assenti dal palcoscenico caotico e fragoroso del crogiolo. Ma le buone notizie non finiscono qui, perché oltre alla presentazione di Venti di scambio, una novità molto richiesta dall'intera community si prevede arrivi, in questo caso in modo ufficiale, con il rilancio del gioco. Vediamo di cosa si tratta. Altre entusiasmanti notizie vi attendono, dato che intendiamo e speriamo vivamente di pubblicare con il rilancio di Keyforge anche una versione digitale del gioco, per gentile concessione dei nostri amici e colleghi di Stainless Games, sviluppatori di Duels of the Planeswalker. Questo nuovo entusiasmante progetto è attualmente in discussione e siamo molto lieti di aver finalmente condiviso questa notizia, che rappresenta un traguardo raggiunto molto importante, con ogni fan del nostro gioco di mazzi unici al mondo. E aggiungerei anche un sonoro wow, finalmente se ne parla in modo ufficiale, dato che la piattaforma online riconosciuta e dedicata a Keyforge è stata più volte richiesta da praticamente chiunque giochi a The Crucible. La notizia inoltre l'ho apprezzata di più dopo aver letto il nome degli sviluppatori. La Stainless Games non è una software house di primo pelo, ed io la conosco molto bene,
dato che oltre ai vari Magic, e posso assicurare che la Wizard of the Coast non affida progetti a novelli del mestiere per i suoi prodotti, sicuramente alcuni di voi la conosceranno per i vari episodi di Carmageddon, un videogame che, quando ero un piccolo arconte, ha accompagnato i miei pomeriggi dopo i cartoni animati. Vi dico solo che quando i miei genitori hanno visto cosa succede quando si gioca, non ci hanno pensato due volte prima di non farmelo vedere più. Se non avete mai sentito parlare di questo videogioco, recuperatelo. Vi lascio in descrizione il video di Yotobi che ne parla. Tornando al tema principale, la Stainless ha esperienza da vendere, 27 anni per l'esattezza, un curriculum niente male e così via. Come sempre, in descrizione vi lascerò il sito ufficiale, così potrete vedere da voi di cosa si tratta. Finiamo comunque di leggere l'articolo della FFG prima di passare alle considerazioni finali. Andare avanti. Speriamo che l'aggiornamento faccia luce sulla situazione attuale di Keyforge. Ci rendiamo conto che l'attesa di avere notizie sia stata lunga e frustrante, e per questo vogliamo ringraziarvi di cuore per la vostra pazienza. Tenete comunque d'occhio gli aggiornamenti e le ulteriori informazioni sul gioco che presto si vedranno all'orizzonte. Tenete duro, forgiatori, il meglio deve ancora arrivare. E sicuramente non molleremo. Quello che volevo far notare all'intera community è il fatto che, da quando la notizia è stata ufficializzata, c'è stato un vero e proprio assalto ai forni, dove al posto del pane, come nel racconto del Manzoni, ci sono stati gli unici. Si è già parlato di centinaia di euro spesi per svuotare le riserve delle fumetterie, gente che parla dell'algoritmo perduto di Keyforge, che un dipendente ha cancellato qualsiasi traccia di quest'ultimo e che il contentino del nuovo set e della piattaforma online segneranno solo l'inizio della fine. Tanto per coronare l'analogia, ecco dove volevo arrivare. Con il lancio di Pokémon Go nel lontano 2016, molti allenatori hanno riacceso la loro passione per i mostriciattoli tascabili. Questo ha dato una spinta non indifferente all'intero franchising, che è tornato a far parlare di sé dopo anni passati in sordina. Secondo il mio personale parere, una versione ufficiale digitale di Keyforge potrebbe suscitare, non dico lo stesso interesse, ma sicuramente renderebbe più visibile a molti il gioco. E poi parliamoci chiaro, la FFG non dovrebbe assumere Balance Sheet come art director per poi licenziarlo o impiegarlo in altri settori dopo che egli stesso ha comunicato ufficialmente l'inizio della collaborazione nel settore di Keyforge. Non dovrebbe annunciare un sesto set in uscita e la potenziale nascita di una piattaforma online se l'intenzione è quella di chiudere il gioco. Se io volessi farla finita, direi: ehi, ciao, ecco a voi l'ultimo set e arrivederci, a mai più, è stato un piacere. O addirittura: ehi, ciao, a mai più, è stato un piacere, non vi beccherete neanche il sesto set, costa troppo svilupparlo. Chiuderei e basta, senza tanti fronzoli e promesse, che poi non potrei mantenere. Rendetevi tutti conto che, come già detto ad inizio video, non si parlava così tanto di Keyforge dal suo lancio. La domanda di alcuni di voi potrebbe essere: arconte, e se tutto quello che stai dicendo si risolvesse in un nulla di fatto? E se ti sbagliassi? La mia risposta sarebbe: e se invece avessi ragione? Se al rilancio del gioco Keyforge diventasse una realtà mondiale, come già lo è, ma moltiplicata all'inverosimile? Se tra le varie novità ci fosse anche un prodotto pronto ad essere acquistato nel suo packaging delle due avventure multigiocatore L'ascesa del Krakiaven e La cospirazione abissale? Se oltre a queste arrivassero anche altre novità? E se vi invitassi a ragionare per un momento assieme a me nel vedere quello che Keyforge può rappresentare nel medio-lungo termine? Quel progetto unico al mondo che non ha rivali perché proprio unico nel suo genere. Riusciresti a vedere il vero potenziale di questo gioco? Nessuna paura se non ci riuscirete. Vi presterò molto volentieri i miei occhi.
Insomma, di cose da dire ce ne sarebbero ancora ed ancora, ma questo video, essendo un'edizione speciale, non tratterà nello specifico ogni aspetto del sesto set, ad esempio. A questo scopo ho già messo in cantiere dei contenuti dedicati che ne parleranno. Quindi, concludendo questo panegirico di parole, abbiamo un algoritmo perso, guasto, cancellato, che deve essere ricostruito da zero e che servirà al rilancio in pompa magna del gioco. Un nuovo set in anteprima pronto ad arrivare non appena tutto si sarà risolto, una versione digitale ufficiale pronta anch'essa ad arrivare, sviluppata in collaborazione con una delle case di produzione videoludica più longeve del settore, e un turbinio di teorie, illazioni, voci di corridoio, discorsi e chi più ne ha più ne metta, che hanno come unico tema Keyforge. Inizio a pensare che dopo tutto la notizia rilasciata dalla FFG non sia stata poi così tanto male. Se le proiezioni future saranno queste, varrà la pena aspettare. Nel frattempo, come già ha detto la casa madre, pensiamo a forgiare e teniamo duro. Il meglio dovrà ancora arrivare. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatemelo sapere nei commenti, così da iniziare una discussione costruttiva e confrontare le varie correnti di pensiero. Keyforge al momento sta lavorando per migliorare se stesso e l'esperienza ludica di ogni forgiatore. Sono sicuro che presto se ne vedranno delle belle. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione, potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio su come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.